Bravo! Allora, pareggio, quindi ancora imbattuti nel campionato. Peccato perché stasera la possibilità l'avevate avuta alla fine, e loro hanno giocato uno in meno, non l'avete sfruttato. L'abbiamo sfruttato, siamo entrati in campo un po' impauriti, e non so, un po'. Poi forse siamo fatti prendere un po' all'inizio, un po' di agonismo così, ha tagliato un po' le gambe. Questo è. Siamo un po' cagati addosso, come si vuol dire. Il tuo dovere l'hai fatto, perché le tue parate abbiamo visto. Mi dispiace per la punizione, cazzo, che sono aperti, l'ho vista l'ultimo. Era imparabile. Sì, uno però magari si butta. Ci prova. Complimenti comunque per il campionato che state facendo e continuate così. Grazie mille. Ciao. Allora, un pareggio che al primo tempo sembrava meritato, anzi, magari meritavate qualcosina di più. Secondo tempo, alla fine, è andata bene così. Sì, diciamo di sì. Abbiamo avuto, il nostro giocatore ha avuto un infortunio, abbiamo giocato praticamente in sei tutto il secondo tempo. Grande sacrificio contro una squadra molto attrezzata, molto forte, devo dire. Complimenti agli avversari, ma complimenti soprattutto a noi, perché ci siamo difesi tenacemente e abbiamo dato fuori il carattere. Insomma, è andata, non dico bene, ma benissimo. Per noi questa qui è una vittoria sotto l'aspetto calcistico. Beh, primo tempo completamente dominato, abbiamo visto. Primo tempo sì, abbiamo avuto qualche svarione, ma non calcisticamente, ma di testa. Noi, i ragazzi sono giovani. Non è una scusante, però potrebbero dare molto molto di più, avendo più ossigeno per la partita e non per le chiacchiere. Però complimenti alla squadra, perché è un onore giocare contro questi ragazzi qua, veramente. Avanti così allora. Sempre, tutta la vita. Ciao, grazie. Ciao. Ciao.